Come in questi casi deve essere, e come difatti così è stato, il primo a dare il buon esempio è sempre, come richiesto da manuale, il numero uno di una società, la figura che guida il vertice di ogni struttura. Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha così dimostrato ai tifosi, ma ancor più alla città di Firenze, di sentirsi davvero parte di qualcosa di grande, nonostante il non molto tempo passato dall'acquisto della società viola. Con il lancio della raccolta fondi Forza e Cuore a favore degli ospedali fiorentini impegnati per fronteggiare l'emergenza coronavirus e con l'obiettivo minimo di raggiungere la cifra di 500.000 euro, con annessa donazione inaugurale di 250.000. Ed a commentare la nobile iniziativa promossa dal Club Viola ai microfoni di Italia 7, intervenuto negli studi di Dentro la Notizia in collegamento Skype, il sindaco Dario Nardella. Ti aspettavi un aiuto come ha fatto Berlusconi e Agnelli da Commisso, 10 milioni di euro invece 250.000? Ma ognuno fa quello che può, io credo che poco tanto conta lo spirito con cui si fanno le cose e quindi il contributo della Fiorentina e di Commisso non va confrontato con quello della Juve, con Agnelli, con Berlusconi, ma va visto per quello che è, e io ringrazio la famiglia Commisso e ringrazio la Fiorentina, così come ringrazio tanti altri enti, penso alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze che ha messo 2 milioni di euro. Elogi dunque del primo cittadino nei confronti del presidente Commisso ed anche per l'ex proprietario del club gigliato, Diego Della Valle. È vero che ha sentito anche Della Valle? Mi ha chiamato Diego Della Valle qualche giorno fa, è stato molto gentile per, come dire, rassicurarsi e per sapere come andavano le cose in città, per sincerarsi del mio stato di salute, ma anche della situazione a Firenze e della Fiorentina. Ho apprezzato molto questo gesto di Diego Della Valle e infatti, diciamo, lo saluto e lo ringrazio. Non ha nostalgia di Firenze, Diego Della Valle, no? Ma so che lui continua a seguire con molta attenzione la Fiorentina. E nonostante, come d'altra parte molte altre, diventi questione da mettere in secondo piano rispetto a ciò che sta accadendo, è però doveroso ricordare che ad oggi la gara pubblica per il comparto sud dell'area Mercafir è tuttora in corso, con scadenza fissata all'8 di aprile. Sicuramente l'8 aprile è vicino. Il bando verrà rinviato? La Mercafir. Certissimo, me l'hai tirato fuori. Guarda, con tutta sincerità, in questo momento io sono preso completamente dall'emergenza e il contagio, quindi non ho avuto modo né di pensare né di fare nulla per il bando dello stadio. Il resto mi pare che venga veramente dopo. Ora dobbiamo. Quindi mi fa di capire verrà rinviato il bando. No, non lo so davvero, non abbiamo fatto alcun tipo di ragionamento su questa questione.